Questa è la voce dell'assessora Gabriella Musia ed è un vero e proprio evento la presenza della responsabile regionale dell'agricoltura dopo 3 anni di attività alla guida del mondo rurale isolano. L'appuntamento stamane nell'agro alle Porte di Cagliari, ospite dei vertici del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, l'assessora ha ufficializzato il via libera a un progetto di irrigazione del territorio nell'area della diga del Cigerri. Realizzato a metà anni 80, l'impianto non è mai entrato in funzione. Ceduto alla gestione del consorzio nel 2020, è arrivato finalmente l'avvio delle opere necessarie a rendere operativa la condotta. Un terreno ben irrigato rende e produce 20 volte di più. Durante la conferenza stampa, i vertici del Consorzio di Bonifica hanno illustrato alcuni dati sulla stagione 2021. La superficie attrezzata e irrigua dell'ente di bonifica si estende per oltre 85.000 ettari e l'anno scorso il Consorzio ne ha irrigato circa 21.000 al servizio di 13.300 operatori rurali. E quello di oggi è stato un altro passo importante. Nonostante la fase difficile di pandemia, abbiamo iniziato i lavori per cercare il prima possibile di portare l'acqua agli agricoltori e agli allevatori della zona. È un'opera attesa da 40 anni, siamo in campo, ci vuole ancora del tempo per poter completare tutto l'intervento infrastrutturale di messa in sicurezza dell'impianto, però già oggi con un collegamento, un bypass che è stato realizzato, si può iniziare a intervenire. Ecco.